Il mercato appena consegnato agli archivi, centrocampo forte con il ritorno di Valzania e l'arrivo di Lonardi che ha già debuttato nella trasferta di Terni. Delusione per il mancato ingaggio di una prima punta di ruolo, avrebbe dovuto rappresentare la priorità di inizio mercato, così non è stato. Riccardo Tonin è un calciatore di categoria, sì, ma ha altre caratteristiche, soprattutto, lo dice la sua giovane storia, non è un cecchino sotto porta. Si spera che Vergani esploda definitivamente. Poi c'è il campo, come sempre, giudice supremo, Baldini. Io ho chiesto di non prendere giocatori di una certa età, giocatori oltre i 30 anni, ero d'accordo col presidente, se ti riesci a prendere dei giovani, anche persone magari che in questo momento non possono sembrare prospetti importanti, perché poi il Pescara per fare la prestazione che ha fatto a Terni e per continuare a fare quel tipo di prestazione non ha bisogno di un giocatore, ma ha bisogno della squadra. E il fatto del mercato, io sono andato a letto ieri sera alle 9, non ho spento il telefono, l'ho acceso stamattina, ho visto che abbiamo preso Tonin, ma la cosa che mi piace è che è uno che ha 23 anni, è uno che è sempre stata una promessa, che non è mai esploso. Queste sono le cose che mi interessano, perché il Pescara ha bisogno di questi giocatori per fare un qualcosa di bellissimo, di inaspettato, no? Anche se poi la nostra squadra ha dei valori, no? All'Adriatico la Torres, splendida rivelazione dello scorso campionato, 2 vittorie su 2 contro i biancazzurri. Nella lista dei convocati anche Tonin e Valzania. Ancora ai margini Davide Merola, gioca Staver. Sarà presumibilmente l'unico cambio rispetto all'11 sceso in campo a Terni. A centrocampo scalpita Lonardi, ma dovrebbe cominciare Squizzato. Il probabile 11, Plizzari, Trepali in difesa, Staver, Brosco, Pellacani e Crialese. A centrocampo Tugnov, Squizzato e D'Agasso, davanti Bentivegna e Cangiano, a supporto di Edoardo Vergani. Intanto l'anno scorso ha vinto tutte e due le volte, no? Con il Pescara, e sia qui che a Sassari. Quindi ti sta a dimostrare che questa squadra non è una squadretta così fatta all'ultimo momento con tanti problemi, ma è una squadra che ha delle idee, che i giocatori sono gli stessi, l'allenatore è lo stesso. È una squadra che ha fatto sognare il suo popolo, perché la Torres non credo sia mai stata in Serie B e quindi insomma ci è andata vicinissima e quindi io ho grande rispetto per il loro progetto, per il loro sogno, però anch'io c'ho il mio e siamo in competizione e dobbiamo misurarci, quindi spero di prevalere, ma spero di prevalere perché me lo merito, non di prevalere perché sono stato fortunato. Torres priva del solo Idda, infortunato al rientro dalla squalifica Zecca ex Teramo. Squadra fisica, aggressiva, esperta, perso in estate il talentuoso Francesco Ruocco, ceduto al Mantova in Serie B, ma il club sardo ha ingaggiato il portoghese Varela in prestito dalla Reggiana, l'esterno mancino Guiebre proveniente dal Modena, il centrocampista Brentan, scuola Sampdoria, preso dall'Albino Leffe. Negli ultimi giorni di mercato sono arrivati Mercadante e Casini. Ancora prima Coccolo, difensore centrale ex Cesena e Juve Under 23. Dunque pochi innesti ma mirati. Sistema di gioco 3-4-2-1, probabile 11 Zaccagno, Trepali in difesa, D'Ametto, Antonelli e il marsicano ex Notaresco e Campobasso Cristian Fabriani. Sulle fasce Zambataro e Guiebre, a centrocampo il tandem Mastino Brentan, tra le linee Varela e Capitan Scotto, entrambi a ridosso di Fischnaller. Il tecnico Alfonso Greco. Sì, è una partita, un bel test per noi, no? Per vedere a che punto siamo contro una grande squadra. Una squadra che, vedendo la partita che hanno fatto contro la Ternana, mi ha fatto una buona impressione. Ho trovato una squadra più quadrata, con giocatori individualmente possono sempre ritrovare la giocata e risolvere la partita. Quindi per noi sarà un test importante, dovremo disputare sicuramente una grande prestazione per portare via un risultato positivo.
Sono tre i precedenti all'Adriatico con la Torres, una vittoria e due KO, 23 dicembre 2001 nelle immagini. Punizione di Tisci, colpo di testa vincente di Peppe Antonaccio. 16 novembre 2002, Pescara Torres 1-2 in panchina tra i sardi, un certo Marco Sansovini, allora 22enne. Incredibile autorete di Gianluca Zanetti. Momentaneo pareggio di Vittorio Micolucci alla prima gioia tra i professionisti. A 9 dall'epilogo tracciato di Gianluca Fasano, la Torres di Mereu si impone 2-1. L'ultimo precedente quasi un anno fa, 26 ottobre 2023, in 3 minuti la Torres prima la sblocca grazie a questo tap-in di Masala, poi di fatto la chiude con Ruocco servito in campo aperto da Fischnaller. C'è tuttavia la reazione del Pescara di Zeman, Merola dimezza lo svantaggio al 65esimo assistito da Squizzato, poi due traverse a dir poco clamorose e timbrate da Moruzzi e Cangiano. Il risultato non cambierà.